fui a visitare il sepolcro del Tasso e ci piansi. Questo è il primo e l'unico piacere che ho provato a Roma. Sono le parole che un ancor giovane Leopardi scrive da Roma a suo fratello Carlo, rimasto a Recanati. Un caso tipico delle emozioni suscitate da un poeta così amato dai colleghi più grandi dell'Ottocento europeo, da Goethe a Byron a Chateaubriand. Un poeta che è sepolto qui, nella chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo, in uno dei luoghi più rarefatti e spirituali di Roma. Un poeta, Tasso, sepolto a Roma, ma vissuto in molti luoghi, come Venezia. Goethe viene in Italia a cercare cosa? Quello che i tedeschi chiamano Heimat, cioè la vera patria. E la vera patria è la classicità. Lui viene e nel suo viaggio scende a Venezia, si imbarca su una gondola e improvvisamente sente il vogatore che canta. E cosa canta? Canta le ottave del Tasso. Cioè è talmente popolare la memoria di questa poesia che un incolto canta Tasso. Un mito romantico questo di Tasso, ma in fondo universale, dove si riassumono tanti umori ed immagini della figura dell'artista come amiamo pensarlo, grande, solo, infelice. Il volto saturnino e malinconico della poesia trova in Tasso un emblema impareggiabile dei rapporti tra genio e follia, innovazioni dell'arte e regole sociali. Così almeno la pensava Goethe. Poi viene a Ferrara, poi scrive quell'opera rivoluzionaria da un punto di vista romantico che è il Tasso e va a piangere come Shelley sul luogo in cui Tasso personaggio diventa la vittima del potere. Non è più che sia importante le storie di Rinaldo, di Armida, di Clorinda, ma le storie di Tasso vittima di quel potere che creano poi le leggende nere degli estensi. Tasso quindi diventa l'idea e l'immagine della libertà dello spirito contro la brutalità di chi governa. La sua arte intanto è un'arte così vissuta, così partecipata, che finisce per essere coinvolgente. Se noi apriamo un qualsiasi testo di Torquato Tasso, sia in prosa sia in poesia, noi ci troviamo catturati da un'arte che immediatamente conquista il lettore e lo mantiene in costante tensione interiore. Mirò benché lunge il fer soldano. Mirò quasi in teatro di Nagone, l'aspra tragedia dello stato umano. I vari assalti e il ferro orror di morte e i gran giochi del caso e della sorte. Tasso ci può parlare spesso da contemporaneo. Ci può parlare da contemporaneo nelle sue lettere, dove noi vediamo un uomo che vive come un intellettuale pellegrino. È un uomo che non riuscì mai a collocarsi totalmente dentro una realtà, che aspirò a una collocazione definitiva, una collocazione nella corte. E la ricerca di un radicamento è un motivo che forse può accompagnare ancora per molto tempo gli uomini che leggono Tasso. Questa storia così estrema, laboriosa, e spesso disperata, che ha fatto della vita di Tasso, prima ancora che della sua opera, un simbolo altrettanto estremo, è una storia finita a Roma, ma cominciata altrove, in luoghi dove non si può non andare per seguirne le orme. Siamo a Sorrento,
il luogo per antonomasia del sole, ma dove ci attende un giorno di pioggia triste, quasi a sottolineare il destino di un uomo ricco di talento ed infelicità. Ed è qui, dunque, che la nostra storia ha veramente inizio. Ci troviamo all'Hotel Tramontano, dove l'11 marzo 1544, quando il sole era nel più alto meriggio assorto, nacque Torquato Tasso, figlio di Bernardo e di Porzia dei Russi. Bernardo era segretario del principe di Salerno e aveva portato la moglie a partorire a Sorrento, dove abitava già una sorella. Tasso, nella parte occidentale di questo albergo, visse i primi 4-5 anni. Poi andò a Salerno dal padre e poi si trasferirono tutti a Napoli con la madre. Strane combinazioni o fortunate coincidenze nella storia della cultura. Nel luogo dove nasce il poeta italiano più tradotto al mondo, nacque, in tempi più vicini, la canzone italiana più eseguita al mondo. Torquato Tasso è rimasto attaccato a Sorrento, a parte che nel 1577 ritornò a far visita alla sorella, ma nelle sue lettere e in alcune sue poesie ha sempre ricordato la bellezza e la serenità del suo paese natio. Combinazione che questo albergo è anche l'albergo dove si è cantata per la prima volta Torna al suo rientro. Spiro mare quanto è bello, spiro tanto sentimento, Tasso sembra appartenere in tutto e per tutto a un primo sguardo, a questo mondo mitologico di sirene mediterranee, ma in realtà le sue origini familiari sono più articolate. Son nato nel regno di Napoli, città famosa d'Italia e di madre napolitana, ma traggo l'origine paterna da Bergamo, città di Lombardia. Eccoci a Bergamo dunque, con i suoi panorami, i suoi scorci e le sue chiese meravigliose, per risalire alle sorgenti del grande fiume Tassiano. In pieno Rinascimento, i canonici lateranensi che amministravano questa chiesa decisero di ristrutturarla e, non avendo ovviamente i fondi necessari, chiesero aiuto alle più importanti e più facoltose famiglie di Bergamo. Tra questi vi erano anche i Tasso, che vicino a questa chiesa avevano il loro palazzo gentilizio. Tutte le famiglie importanti di Bergamo parteciparono alla ristrutturazione di questa chiesa e infatti in chiesa vediamo le 5 cappelle a destra e 5 cappelle a sinistra, ciascuna di famiglie benestanti di Bergamo. La famiglia Tasso ebbe questa, la più vicina all'altare, forse per segno di maggiore importanza. Torquato sappiamo che venne a Bergamo due volte, nel 1556 e nel 1587. Sicuramente venne in questa chiesa a pregare per i suoi avi, a pregare per i suoi parenti. Sappiamo che Torquato era una persona religiosa, ma era molto affezionato anche alla sua famiglia, ai suoi avi. Quindi questo era un luogo straordinariamente importante per lui. Ma come si accennava, è Napoli la città protagonista nell'infanzia di Torquato Tasso. E l'infanzia, per un poeta del dolore e comunque del sentimento, è la stagione in cui si formano le impressioni decisive della vita. Questa dimensione paterna, presente e assente nello stesso tempo. Assente perché fin dall'inizio, quando Porzia dei Rossi, madre di Torquato, negli ultimi mesi si trasferisce a Sorrento presso una sorella per stare più tranquilla, il padre, e Torquato nasce l'11 marzo del 44, il padre è assente perché al seguito del San Severino e tornerà e conoscerà il figlio solamente nei primi mesi del 45. Poi tra il 45 e il 47 la famiglia Tasso vive a Salerno. Nel 48 si trasferisce a Napoli. C'è un momento di serenità in questo primo Tasso, col padre Bernardo, scrittore per grazia e cortigiano per necessità, e la madre Porzia, riuniti a formare
quella che sembra una famiglia ideale, col piccolo Torquato, che appare da subito destinato a grandi cose. Qui il Tasso compie i primi studi con un precettore privato, Giovanni D'Angeluzzo, e poi i suoi studi proseguono nelle prime esperienze di scuola che svolgono i gesuiti a Napoli. La città, Napoli, che poteva essere quella di Tasso e che forse, ma chi può dirlo, sarebbe stata con lui la protagonista di una poesia piena di sole, di una storia completamente diversa. Questa è Piazza del Gesù e, come il nome ci ricorda, è legato, diciamo, a questa funzione di luogo sacro un po' per eccellenza, ma in realtà c'è una dimensione civile, tra virgolette, di questa piazza, è perché il palazzo che in qualche modo fa da sfondo e che oggi è la chiesa gesuitica del Gesù Nuovo, nasce come palazzo del principe di Salerno Ferrante Sanseverino. È interessante che il palazzo Sanseverino richiami fortemente la vita stessa della famiglia Tasso, perché il padre di Torquato, Bernardo, era gentiluomo e segretario del principe di Salerno. Era un letterato di un qualche pregio che aveva una rete di corrispondenze letterarie sparse con altre corti italiane, ma è interessante anche la figura di, come dire, il suo essere o sentirsi legato ad un concetto di fedeltà signorile. Cava dei Tirreni, per la gente di queste parti, l'abbazia per eccellenza, un luogo di enorme importanza, dove fino a tutto il Novecento, alla scuola dei frati, come usava dire, si mandavano i figli a studiare. È il caso di uno scrittore come Rocco Scotellaro, una delle voci più belle del riscatto meridionale del XX secolo, che qui trascorse alcuni anni della sua adolescenza. Ed è anche il caso di Torquato Tasso, che visse in questi luoghi momenti importanti della sua formazione. Alle mie spalle l'abbazia di Cava, che mantiene per tutta la vita del Tasso un'importanza notevole non solo nella sua biografia, ma anche nella struttura della ideologia tassiana. E lo stesso Tasso si recava con il padre presso l'abbazia, dove racconta di essere stato accarezzato, così dice, dai due abati che in successione si trovavano lì in quegli anni. 500, una cifra che noi del 2000, passando in rassegna le varie epoche, ricorda scoperte geografiche o gli artisti più grandi della nostra storia, ma che è stato, per chi lo ha vissuto, un secolo di tragiche guerre, più o meno civili. Un secolo sotto il segno della corona di Spagna, anche e soprattutto a Napoli. Nella Napoli principesca e spagnola di metà 500, la fortuna di Machiavelli la fa da padrona. Buone e cattive sorti si alternano con sconcertante facilità. E la buona sorte di un cortigiano è servire il padrone giusto, finché va bene. Nel 1547 vi è un tentativo di introdurre l'Inquisizione a modo di Spagna nel Regno di Napoli e la città si solleva. Gli spagnoli sono asserragliati nelle loro fortezze, mentre la città è controllata da popolari e aristocratici, i quali mandano Ferrante Sanseverino alla corte di Carlo V per negoziare, come dire, un trattamento politico diverso e una lunga serie di richieste, la prima delle quali è la rimozione dall'incarico di viceré di Don Pedro di Toledo. In realtà tutto questo si risolve in una grande sconfitta per i napoletani. Nel 1552 Ferrante viene sospettato e accusato
di avere un'intesa con i francesi e di preparare o di spianare la strada ad un'invasione delle forze francesi nel regno. Nel disastro politico che si abbatte sul suo protettore Ferrante, il padre di Torquato deve lasciare Napoli. Qui resta la madre Porzia, in balia di parenti avidi e violenti. Un'appendice di questa fuga napoletana è questa famosa eredità materna, diciamo, che in un passaggio di una sua lettera il Tasso quantifica anche in un valore di 2.500 ducati, cifra che avrebbe consentito una vita del tutto dignitosa. Roma, una città che entrerà di forza nel destino di Torquato, la Roma dei primi papi rinascimentali, ma ora, dopo Lutero, già la Roma del Concilio di Trento. Ed è a Roma che Torquato viene raggiunto da una tremenda notizia. Quando nel 52 il padre, a seguito delle disavventure politiche del principe di Salerno, lo segue in esilio prima in Francia e poi in varie corti italiane, la madre resta a Napoli e ci resta fino al 1556. Torquato segue il padre a Roma, la madre resta qui e proprio nel 1956 Torquato riceve la notizia della morte di sua mamma. Nel naufragio di ogni ipotesi di normalità, se non di felicità, Tasso non può che guardare le sue radici. Forse queste potranno salvarlo da un avvenire di disperazione. Torquato, a 12 anni, nel 1556, arriva a Bergamo. Viene da Roma, dove stava studiando con il cugino Cristoforo, e viene mandato dal padre Bernardo. Dati gli eventi politici in quel periodo di Roma, era scoppiata la guerra tra il Papa e la Spagna, e il padre pensa che l'aria di Bergamo sia salutare tanto quella di Sorrento. E lo manda a Bergamo volentieri, perché a Bergamo, dai parenti, potrà proseguire lo studio del greco e del latino che tanto gli stavano a cuore. Torquato è un adolescente ed è sicuramente provato in questo periodo, perché gli è appena morta la madre e gravava il sospetto che la mamma fosse stata avvelenata dai parenti di Napoli, perché non volevano corrispondere l'eredità. Quindi con questo sospetto e con questo dolore infinito che Torquato aveva di essere stato, lo dice in certe sue poesie, proprio divelto dal sen della madre, Torquato arriva in questo palazzo, è la prima volta che lo vede e qui lo accolgono i parenti, qui finalmente ha una famiglia. Questo luogo, che è particolarmente suggestivo e appartato della città di Bergamo, che attualmente si chiama Via Arena e che era la via del teatro romano, ma che viene denominata la via del silenzio perché ispira alla meditazione e anche alla contemplazione, vi era un monastero di clausura. E questo è un luogo più intimamente legato alla presenza di Torquato Tasso a Bergamo, perché qui viveva la sua parente più stretta, sorella del papà Bernardo e quindi zia di Torquato. Era monaca di clausura qui e ebbe sempre stretti contatti sia con il fratello sia con il nipote. Ma la zia Afra è soltanto uno dei tanti personaggi che amarono Torquato. Tante persone amarono Torquato mentre lui era in vita e lui sentì questo affetto, lo sentì sempre profondamente, tanto da dedicare a Bergamo tra i più bei sonetti. Il più famoso è Terra che il Serio bagna e il Brembo in onda. E lui in questo sonetto dice che da Bergamo venne il famoso padre. Bergamo quindi è proprio la terra dei suoi avi. E Bergamo ha da sempre, in tutti questi secoli, ricambiato l'affetto che Torquato
ha dimostrato la città. C'è una statua di Torquato Tasso nella Piazza Vecchia, quindi la piazza principale della città, e a Bergamo c'è la Biblioteca Angelo Mai, che è la biblioteca più importante come cose tassiane. Ci troviamo nella civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo e all'interno di questa biblioteca il luogo più famoso al mondo è proprio questa sala, chiamata Sala Tassiana, dedicata a raccogliere tutte le opere, le testimonianze scritte e le memorie del poeta Torquato Tasso. Il comune di Bergamo, quando qui collocò la sua biblioteca nel 1927, ha voluto che questo luogo, che sino ad allora era stato adibito ad aula consiliare, quindi l'ambiente più rappresentativo per la città di Bergamo, ha voluto che questo luogo fosse dedicato a Torquato Tasso, quasi a segnare una continuità tra quello che è il luogo simbolo politico della città, che diventasse il luogo simbolo della cultura di questa città. Si ha la fortuna di raccogliere qui la più ricca e complessa raccolta di opere di Torquato Tasso conosciuta al mondo, la più famosa. Bergamo dunque, ma per chi volesse andare ancora più a fondo alle origini familiari di Tasso, non sarebbe male spingersi risalendo le valli sempre più a nord, in uno dei luoghi più segretamente centrali per i destini della storia dell'Europa. La località in cui ci troviamo è all'estremo limite della valle Brembana in provincia di Bergamo, Camerata Cornello. Questa umile località che ancora conserva le tracce dell'antico borgo premedioevale ha dato rifugio alla grande famiglia dei Tasso, nella loro duplice espressione storica di inventori delle poste europee e di sommi poeti del nostro Rinascimento. La famiglia Tasso è qui giunta dopo varie peregrinazioni per trovare un sicuro rifugio che la sottraesse a una persecuzione in atto che l'aveva costretta a fuggire da Milano tra il 1200 e il 1300, e qui loro rimasero studiando e progettando però una rivincita, una riaffermazione di sé, e assunsero anche di questa località alcune note peculiari che li ha contraddistinguiti, a partire dal nome del casato, Tasso, che proviene dall'almustelide noto, il tasso, che qui all'epoca era molto diffuso, e anche dalla pianta tasso che su queste montagne prosperava ampiamente. Qui i Tasso trovarono le condizioni migliori per instaurare con i dogi veneti un rapporto dapprima molto limitato, ma che poi andò via via aumentando e intensificandosi, e un ramo del Tasso divenne i corrieri postali della Serenissima, della Repubblica Veneta. Quando noi oggi andiamo a prendere il taxi perché vogliamo spostarci velocemente da una località all'altra, facciamo riferimento alla loro famiglia che ha dato il nome a questo tipo di comunicazione. Il ramo povero della famiglia Tasso è proprio il nostro, quello del padre Bernardo. In fondo, Carmina non dant panem, dicevano i latini.
neanche in quel secolo di principi e corti. Scrittore a sua volta, Bernardo si diceva, e che scrittore? Nella storia della letteratura sono rari i cromosomi poetici trasmessi di padre in figlio senza che perdano di intensità. Il caso dei Dumas, per esempio, quello dei Tasso, ha ancora più valore. Sappiamo che Bernardo, padre illustre di Torquato Tasso, per lungo tempo fu considerato l'esponente letterario di spicco della famiglia, tanto che il figlio era chiamato Tassino. Il suo poema più noto, La Madigi, venne in Europa considerato il capolavoro del tempo. In questi colli, in queste stesse rive, ove già vinto il duce Mauro giacque, quel gran cigno cantò che in Adria nacque e cor tra noi mortali eterno vive. Urbino, una delle città principali del nostro Rinascimento, di cui forse si può dire che è tanto decentrata oggi e come sospesa in un vuoto di colline senza storia, quanto protagonista coi Montefeltro di una stagione senza precedenti tra 4 e 500. Il luogo giusto perché vi nascesse un Raffaello e per certi versi la città ideale che gli umanisti sognavano. Non a caso Castiglione ne trae spunto per il suo libro del Cortegiano. Qui un giovane Tasso arriva col padre e tra Pesaro e Urbino affina la sua formazione con maestri di vaglia. Ma più di tutto è un modello che rimane a Torquato, quello di una realtà di corte a dimensione umana, dove l'uomo colto e cortese, nobile per virtù e intelligenza, può sedere senza vergogne alla mensa dei grandi. Un modello che cercherà di rivivere in palcoscenici più vasti, ma che faticherà a ritrovare. Io son nato ed allevato in corte, sì che, riguardando il nascimento e l'educazione, non posso essere senza ambizione. Tasso in qualche modo aveva elaborato e ricostruito in maniera del tutto ideale, imbevuto di questa cultura aristocratica, aveva immaginato una città in cui l'aristocrazia avesse la capacità di penetrare, informare, costruire un ambiente del tutto coerente con i valori nobiliari. Nella pratica, il mondo della corte era un mondo pieno di intrighi, che lui spesso enfatizzerà in più passi della sua opera. E certo poteva stargli un po' stretto la dimensione di una corte piccola come quella ferrarese o come quella di Urbino o quella di Mantova. Venezia. Qui, nel 1559, Bernardo Tasso cura la pubblicazione delle sue opere. Un modello irresistibile per Torquato, che già sogna di superare la fama del padre. Già all'età di 17 anni, Torquato, sotto la guida del padre, pubblicherà a Venezia la sua prima opera che lo rivelò proprio al mondo letterario, Il Rinaldo. 17 anni, un capolavoro che basterebbe da solo a dare un posto di grande rilievo nella letteratura rinascimentale. Da qui il padre ben presto prese atto delle qualità notevolmente più accentuate che nell'arte del figlio andava via via rivelandosi. Tasso studente universitario ed è nelle città classiche dello studio, Padova anzitutto, dove Torquato affronta le sue fatiche in campo giuridico, un campo noiosissimo per lui, poi in quello più propizio dell'eloquenza. Quindi è a Bologna, dove una satira contro studenti e professori lo fa processare in contumacia per irriverenza. Ma ecco, nel 65, poco più che ventenne, arrivare la città della vita, forse, Ferrara. Chi crederia che sotto umane forme e sotto queste pastorali spoglie
fosse nascosto un Dio. In questo aspetto, certo, e in questi panni, non riconoscerà sì di leggero Venere Madre, me, suo figlio amore. Una delle prime opere ferraresi dedicata al Duca d'Este è La Minta, una favola pastorale rappresentata per la prima volta a corte, su un'isola sul Po, nello scenario idilliaco delle delizie estensi. Per Tasso è come trovarsi in un paradiso terrestre, è il momento della gloria agognata. Ci troviamo in uno dei luoghi più carismatici del castello, vale a dire la Sala dell'Aurora. Questa era nella nuova disposizione delle sale d'onore del castello, riallestita come camera da letto della duchessa Eleonora, la protettrice di Tasso. Bene, Tasso immagina che Aminta, un pastore giovane che in qualche modo ama non riamato una ninfa Silvia, ed è tutto la corte in scena, cioè tutti questi personaggi che pensano alla mitica età dell'oro sono recitati dai cortigiani. Bene, Aminta alla fine chiede al suo saggio amico se mai è stato in città. E lui dice sì, dice io ci sono stato e sono stato accolto da un, cosa vuol dire questo un? A nominale qualcuno, un Dio, che mi fece entrare in questo luogo di piaceri. E qui appunto io incontrai coloro che nella trasfigurazione mitologica sono i personaggi della corte. Eccoli. Io vidi celesti dee, ovviamente le cortigiane, ninfe leggiadre belle, le giovani addette ai servizi di Lenare, nuovi lini ed orfei, cioè gli intellettuali. In realtà, nella Ferrara Estense, dove Tasso è convinto di aver trovato la sua casa, la realtà non corrisponde alla bellezza del mito. In un concetto neofeudatario come quello instaurato dall'ultimo duca Alfonso II che risiedette a Ferrara, i cortigiani hanno la condizione di servi. Non dobbiamo pensare che vengono stipendiati, Tasso fa tutto, da insegnare matematica, però il suo posto non è alla tavola del principe, il suo posto è nel tinello, è esattamente il luogo dove mangiano i servi. È vero che il Tasso ha avuto molto molto spesso bisogno di denari e in larga parte se noi vediamo il suo carteggio rimaniamo sorpresi di come a volte egli si spendesse nell'offrire i propri servigi a signori aristocratici per qualunque occasione, dal matrimonio alla nascita di un figlio, componeva una quantità di poemetti, di poesie, di rime e ricevendone qualche forma di remunerazione economica. Quando arrivò a Torino e si trovava in condizioni di grande disagio economico, vendette una medaglia d'oro che aveva avuto in regalo di un suo scritto per poter tirare avanti, per poter vivere, perché non aveva neanche il denaro sufficiente per poter ritornare a Ferrara un'altra volta. Tanto l'armi pietose il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì per il glorioso acquisto. Tutti sanno che l'opera più famosa di Tasso è la Gerusalemme liberata. Ma dove nasce l'idea di quest'opera poderosa? Torquato Tasso passa i primi anni presso padri benedettini, apprende lì alcune regole grammaticali come allora
si osava esprimere. E poi man mano il Torquato cresce nella convinzione che non ci sia poesia senza religione e non ci sia religione senza poesia. È così che matura in lui l'idea di esaltare il momento delle crociate come una pienezza di vita intesa nella sua totalità, letteraria, storica, patriottica e religiosa. La Gerusalemme liberata è stata tradotta in tantissime lingue. Pensate che qui si conservano più di 400 edizioni e sono quasi in 40 le lingue moderne che conoscono oggi la Gerusalemme liberata. Si può dire che qui si realizza quello che è un sogno o comunque un desiderio della cultura, cioè l'universalismo della poesia, quando è capace di esprimere sentimenti vivi e quindi di affratellare le persone, al di là delle lingue, delle religioni e delle rispettive civiltà. Un successo senza precedenti, quello della Gerusalemme del Tasso. Presso un pubblico colto mondiale, Tasso conta più traduzioni dello stesso Dante, e presso un pubblico popolare. Io sono stato a parlare anni fa di Tasso in un paese del sud molto vicino a quello dove io sono nato, in un'associazione di operai che era intitolata Torquato Tasso e si è avvicinato alla fine, dopo questo mio incontro, conferenza, un vecchio ex operaio che mi ha detto che conosceva molti canti della Gerusalemme a memoria, perché non dimentichiamo che il tempo non della televisione era fatto di persone che la sera, anche sulle AI, eccetera, se ne stavano seduti e qualcuno che sapeva leggere leggeva per gli altri queste cose. Per secoli l'Italia è stata occupata da tutto questo, il mondo analfabeta contadino conosceva la grande poesia e poi non solo la conosceva per dire tutto il canto a memoria, ma andava a prendere quel versetto che significava in un certo momento della giornata una certa cosa. Nel Tasso, secondo me, c'è in nuce il romanzo moderno, nel senso che c'è una trama unica con vari personaggi che vivono nel quadro di un flusso di eventi che hanno un inizio e una fine. E l'inizio e la fine sono eventi pubblici, eventi fondativi della tradizione culturale. Il Tasso è questo voler costruire un testo unitario con vicende individuali al suo interno. E quindi Tancredi e Clorinda, vicende di amore contrastato e infelice, diciamo, che era molto moderno. Forse si può azzardare un'ipotesi ulteriore sulla genesi della Gerusalemme, pensando ai ricordi di quei giorni d'infanzia a Cava dei Tirreni, dove aleggiava il ricordo di Urbano II, il Papa che inventò, se così si può dire, la crociata. La Badia è indissolubilmente legata alla figura di Urbano II, fino al punto che una leggenda, potrei dire ormai popolare, crede che sia sepolto proprio qui. In realtà è il Papa che ha consacrato l'altare dell'Abbadia e che in questo modo si è legato definitivamente a questa abbazia. Il ricordo del paesaggio dell'Abbadia entra nella Gerusalemme conquistata, dove noi abbiamo una descrizione della Valle Metelliana. E ancora, forse ancora di più, il ricordo di Urbano II. Urbano II, appunto, abbiamo detto, così fortemente collegato alla storia dell'abbadia, probabilmente sulle ginocchia dei padri abbati Tasso cominciò a sentir parlare di Urbano II, il Papa della Crociata, che è il suo Papa. Ed è quindi il Papa al quale eminentemente Tasso pensa nella sua Gerusalemme. E in questo caso, senza soluzione di continuità nella sua visione tra la liberata e la conquistata. Chiaro, Vincenzo,
Io pur languisco e a morte, in carcer tetro e sotto aspro governo, fatto di ingorda plebe e preda e scherno, favola e gioco vil d'acerba sorte. Comincia una delle pagine più misteriose nella vita di Tasso, quella che lo ha reso un personaggio letterario, quasi più ancora della sua opera, il genio malato che il mondo non può capire, condannato all'isolamento e ad una follia tanto sociale che personale. Dopo i primi segni di squilibrio mentale, Tasso viene rinchiuso una prima volta in un convento, ma riesce a fuggire. Soffriva male la detenzione, quindi riuscì a fuggire, arrivò fino a Gaeta, da Gaeta si imbarcò su un veliero e arrivò a Napoli, da Napoli a Sorrento. Nel 1577 in questo fabbricato abitava la sorella di Torquato Tasso, Cornelia, ed egli venne qui a farle visita, credendo che la sorella non lo amasse più. Si camuffò da pastore e raccontò che il fratello era morto. Quando vide che Cornelia scoppiò in lacrime, si svelò e poi rimase qui con la sorella circa 3 mesi, vivendo della felicità di Sorrento con i nipoti che lo portavano spesso in gita sulle colline della nostra Sorrento. E forse se fosse rimasto qua sarebbe stato felice, ma la calamita di Ferrara, l'amore per Eleonora d'Est, lo fece ritornare lì, e lì trovò altre angustie, altre molestie e altri dispiaceri. Io non posso gioire, lungi da voi che siate il mio desire. Ma il mio pensier fallace passa monti e campagne e mari e fiumi, e m'avvicina e sface al dolce foco de bei vostri lumi. E languir sì mi piace, che infinito diletto ho nel martire. Tasso e l'amore. Non poteva mancare questo capitolo nella vita del poeta che divenne l'idolo dei romantici. Amore infelice, naturalmente, come quello per Eleonora d'Este, che per il suo scandalo sarebbe stato la causa nascosta della prigionia e di una follia per ragion di Stato. In questi corridoi, in queste stanze del castello degli Este a Ferrara, sarebbe avvenuto il misfatto, probabilmente una semplice lettura troppo accalorata del poema, stile Paolo e Francesca. Una leggenda, con tutta probabilità, indice più che altro dello stato di crisi celato dai lussi di una corte estense vicina al suo termine ormai, e in ogni caso indicativa di un'anima che alle regole del mondo che ama non sa stare. Follia, in termine classico, è l'excessus, sosiesce dalla normalità, e che è differente da pazzia. Ecco che allora la follia del Tasso diventa in qualche luogo il segno e il riflesso poetico anche della follia che sta investendo questa corte. Nella biblioteca abbiamo la fortuna di conservare forse il ritratto più vero di Torquato Tasso, un ritratto molto naturalistico. Lo vedete qui. In questo ritratto in piccola miniatura c'è una tradizione a Bergamo che vuole che questo ritratto sia stato eseguito su commissione del comune di Bergamo, il quale, saputo che il poeta era stato rinchiuso nell'ospedale di Sant'Anna a Ferrara, inviò questo pittore perché facesse un ritratto del poeta e così si sincerasse sulle condizioni effettive di Torquato Tasso. Lo si vede avvolto in questo pellicciotto, un volto piuttosto emaciato, malinconico, l'occhio piuttosto spento. Forse è il ritratto che ci dice di più dell'anima di questo poeta, della sua sofferenza, della sua solitudine e della sua malinconia. Ed è forse guardando questo ritratto che riusciamo a capire anche tante sue poesie. Darò solamente avviso a Vostra Signoria dei disturbi che io ricevo nello studiare e nello scrivere. Sono di due sorte, umani e diabolici. Gli umani sono grida di uomini e particolarmente di donne e di fanciulli e risa piene di scherni e varie voci di animali che dagli uomini per inquietudine mia sono agitati e strepiti di cose inanimate che dalle mani degli uomini sono mosse. I diabolici sono incanti e malie
e come che degli incanti non son certo, perciò che i topi, dei quali è piena in camera, che a me paiono indemoniati, naturalmente ancora, non solo per arte diabolica, potrebbero fare quello strepito che fanno. Sant'Anna, un nome che per secoli ai visitatori di tutta Europa, da Montaigne a Stendhal, ha voluto dire un pellegrinaggio in luoghi che si pensavano di un'ingiustizia patita e in ogni caso di solitudine e sofferenza. Nel 1817 un romantico per eccellenza come Lord Byron si fa rinchiudere in questa cella per immedesimarsi nei tormenti del poeta. Perdoni queste parole alla disperazione. Se questo è umore, bisogna incatenarmi. Se infermità, darmi in mano a medici che mi curino. Ma se pur è, come io credo, malignità ed iniquità di chi sia, proveggavi l'altezza vostra. Se non vuol far per mia salute, per sua reputazione. Ma di grazia, sian date le pene a chi le merita. Non cerco vendetta del passato, ma rimedio del futuro. Alla base della sua crisi di nervi è stata la sua fanciullezza triste, ramingo e dal furto che i fratelli della madre gli avevano fatto dell'eredità materna. Egli purtroppo da uomo poteva vivere una certa agiatezza, si era ridotto a vivere di stenti, a vendere i regali che aveva per poter tirare avanti e per poter vivere. È la società ad ammalarlo in qualche modo, e lui fragile, non dimentichiamo, viene da una vita di corte, figlio di un altro che già fa il letterato, si porta dietro molte attese e vive fra persone che capiscono e non capiscono, la sua sensibilità è molto, molto fragile. Torquato fu incarcerato come pazzo, ma pazzo non era, perché una persona che stando in carcere scrive tutto quello che lui ha scritto in carcere, i suoi dialoghi, le sue lettere, le sue poesie scritte in carcere, che sono bellissime, e dove era visitato da grandi uomini della letteratura dell'epoca, della politica dell'epoca, dimostra che non era pazzo e non era considerato pazzo. Desidero poi che sappia che dei suoi avvertimenti ne ho già accettati parte, quelli che appartengono alla mutazione di alcune parole o di alcuni versi, i quali potrebbero essere malamente interpretati o in altro modo offendere gli orecchi dei pii religiosi. Rimuoverò dal mio poema non solo alcune stanze indicate lascive, ma qualche parte ancora degli incanti e delle meraviglie. Trento, la città che è un po' il caposaldo della cultura latina nel nord Italia. Una città che entra in questa storia per l'evento fondamentale che qui ebbe luogo, il grande concilio di metà Cinquecento, che in risposta alla riforma luterana impostò un cattolicesimo tridentino che avrebbe dominato per 4 secoli. Una religiosità rigorosa e dei toni accesi che avrebbe trovato nei gesuiti l'anima più battagliera nel campo della cultura. Per i critici tassiani, l'ideologia che avrebbe influito sugli scrupoli religiosi del secondo Tasso, esasperando nella psicologia già ipersensibile e delicata, spingendolo ad autocensure che sarebbero andate a scapito della sua sensuale creatività. Una visione parziale in realtà, se non altro perché la religione di Tasso, ed è questa una scoperta di anni recenti, è forse più quella di San Benedetto, appresa negli anni di Cava. L'adesione più profonda, più sincera di Tasso alla spiritualità è stata quella sulla linea della spiritualità benedettina, quella che Angelo Grillo dice una spiritualità vera, cioè senza fuoco, quindi lontana dagli eccessi della controriforma. C'è una strana contraddizione postuma nella vita di Tasso. Questo poeta che si sentiva tanto incompreso,
e che anche noi oggi continuiamo a tradire, leggendo la Gerusalemme liberata e non la conquistata. Quando la Gerusalemme liberata è uscita, il suo autore stava ricoverato a Sant'Anna, a Ferrara. Tasso in effetti non ha mai riconosciuto le prime stampe che sono state fatte, perché era in una crisi proprio cognitiva in un certo senso. Poi lui stesso ha smentito la Gerusalemme liberata e l'ha sostituita con la conquistata nel 92-93. Però nel frattempo questo poema è diventato centrale nel quadro della cultura italiana di per sé. Caratteristico della liberata è il mare di sangue con il quale, per esempio, si chiude l'ultima scena della liberata. Nella conquistata non sarà così, ci sarà uno sviluppo in questo senso. Il mare di sangue sarà alle spalle del vincitore della crociata. Io sono libero per grazia del Serenissimo Principe di Mantova e, benché la fortuna m'abbia privato di tutti i suoi beni, non ha potuto privarmi di quelli della natura. Onde, se mai vi rallegraste che io vi fossi fratello, ora non dovreste dolervene, o dolervi solamente dei miei infortuni, i quali sono stati vari e grandi, e lungo tempo mi hanno tenuto soggetto a varie infelicità. Ormai dovrebbero aver fine. Tasso si porta a Mantova, finalmente libero e desideroso di ricominciare su basi nuove la sua esistenza, ma pesano gli anni o la vita vissuta. Neanche qui Tasso sembra trovare il suo ambiente. E forse Ferrara è troppo vicina. Sarà la sua Bergamo il posto dove poter stare? Nel 1587 Torquato Tasso è un uomo malato, è un uomo disperato. È appena uscito dai 7 anni nell'ospedale di Sant'Anna. Giunge finalmente a Bergamo, ma è tormentato, non sta bene. Qui ancora lo accolgono i suoi parenti e corregge il Rete Rismondo, rielabora i discorsi del poema eroico, ma non è contento, non è sereno. Decide di partire e lascia definitivamente Bergamo il 29 agosto 1587. Morirà 8 anni dopo, il 25 aprile 1585, senza aver mai più rivisto la sua città. Nel girovagare dell'ultimo Tasso c'è come un dare un addio ai luoghi che sono stati importanti nella sua vita. Tra questi è Napoli, la città dei principi, così vicino al suo ideale cavalleresco, la Don Chisciotte. A Napoli soggiorna dai frati del convento di Monte Oliveto, cui dedica un omonimo poema incompiuto, e al suo santo icona consacra gli ultimi sforzi con le 7 stanze della vita di San Benedetto, l'ennesima opera che non riuscirà a completare. Ma è Roma l'approdo, che sarà quello finale. Non è più tempo che io parli della mia ostinata fortuna, per non dire dell'ingratitudine del mondo, la quale ha pur voluto avere la vittoria di condurmi alla sepoltura mendico, quando io pensava che quella gloria, che malgrado di chi non vuole avrà questo secolo dei miei scritti, non fosse per lasciarmi in alcun modo senza guidardone. Egli, in una delle sue ultime lettere molto nota, predice, quasi con esattezza cronometrica, il giorno e l'ora in cui egli cesserà di vivere, e non sicuramente coltivando, perché coltivasse progetti di suicidio o di annientamento di sé, ma perché riuscì a presagire nella sua sensibilità straordinaria, che ormai raggiungeva il misticismo puro, la previsione di un futuro che gli era chiaro, proprio perché capace di leggere nella sua realtà le linee conduttive della sua stessa esistenza. Mm.
Mi sono fatto condurre in questo munistero di Sant'Onofrio non solo perché l'aria è lodata da medici più che da alcun'altra parte di Roma, ma quasi per cominciare da questo luogo eminente e con la conversazione di questi divoti padri, la mia conversazione in cielo. Pregate Iddio per me. Che dirà il signor Antonio quando udirà la morte del suo Tasso? E per mio avviso non tarderà molto la novella, perché io mi sento al fine della mia vita. Pregate Dio per me e siate sicuro che sì come vi ho amato ed onorato sempre nella presente vita, così farò per voi nell'altra, più vera.